Geppi Cucciari, sogno che una conduca al Festival di Sanremo. A tratti, Geppi Cucciari pare un porcospino, di fronte a certe domande si chiude a pallina. La sua non è ostilità, ma riservo. Va bene parlare di TV, di radio, dei suoi difetti quotidiani. Ma il suo privato, la dolorosa fine di un matrimonio anni fa, i suoi affetti con lei è sempre stato insondabile. Seduta sul divanetto di un bar di Milano, la schiena ben dritta, ordina un caffè che non addolcirà. Conversa con garbo, sorridendo quanto basta, come chi alle cose della vita dà l'importanza che meritano. Eppure, a osservarla con cura, nei suoi occhi si colgono lampi inattesi. Tenerezza. Emozione. Fragilità, anche. Oggi, per dire, la tensione si fa sentire. È l'ultimo giorno di prove prima della messa in onda di Splendida Cornice. Il suo debutto assoluto da conduttrice in prima serata. È contenta ed emozionata. Dice, ma non solo, il senso di inadeguatezza mi accompagna da sempre foto video. Inadeguatezza, perché? Vivo ogni sfida col dubbio di non riuscire. Vorrei fare meglio. Non meglio degli altri, di me. Rimedi? Lavoro ancora di più. E prima di entrare in scena mando un bacio a mia madre, lassù. Non è che ha la sindrome della perfezionista? Ma che, io improvviso sempre, anche nella vita, sono quella che quando deve partire fa il biglietto in stazione e salta in carrozza 30 secondi prima che si chiudano le porte. I miei fratelli, che sono quadratissimi, mi guardano come una pazza. Improvviserà anche in Splendida Cornice? In parte, certo. Parleremo di cultura. Ci saranno degli ospiti, ma soprattutto il pubblico che partecipa. È questo che amo, parlare con la gente. Ancora Rai 3. Beatrice Dondi, sull'Espresso, scrive che lei è una professionista coi fiocchi, ma le fanno fare solo cose di nicchia. Che dovrebbe condurre Sanremo. Le piacerebbe? Amadeus lo fa con grande stile, è impeccabile. È vero, ma le chiedevo altro. Certo che mi piacerebbe. Quando sento annunciare, l'ospite femminile della prima serata sarà, sogno di vedere una donna all'Ariston e leggere sui quotidiani la lista dei maschi a rotazione. Quindi, la nicchia pesa o no? Troppo comodo pensare che quando non fai le cose che vorresti è perché sei troppo intelligente o troppo raffinata. Qualche volta devi solo piacere a chi dovrebbe metterti dove vorresti andare. E lei dove vorrebbe andare? Dovunque si possa portare un po' di verità. In Un giorno da pecora, il programma di satira politica che conduce con Giorgio Lauro su Rai Radio 1. Tira fuori verità inaspettate. Una volta un ministro ci rivelò il nomignolo davvero molto imbarazzante con cui lo chiama il figlio di un anno e mezzo. Mi sorprendo sempre, ma perché lo raccontate a noi? Già, perché? La radio azzera le inibizioni. Anni fa Giorgia Meloni venne in trasmissione per una settimana e fu divertentissima. Ha il talento dell'intrattenitrice. Cos'è che spinge a far ridere? La follia. O forse il bisogno di guarire se stessi. A 30 anni si definiva non bella. A 49 posta su Instagram i suoi allenamenti di CrossFit. Ho capito che noi donne normali, 30 anni discutibili e 40 anni disagiate, possiamo essere delle bellissime 50 anni. Detto questo, mi alleno col trigesimo nel cuore, mi annoio a morte. Una volta ha detto, chi è stata grassa si sente grassa per sempre. È così. In Sardegna giocavo a basket in A2. A Milano smisi di giocare ma mangiavo come prima, parevo Ronaldo. Quel periodo coincise con le mie prime apparizioni in TV, segnandomi in modo incredibile. Le è passato? Mi pesa di più che siamo ancora qui a parlare del fatto che prima ero grassa e ora sono magra, questi discorsi attorno a un uomo non li sento fare mai. Sui social c'è chi le dà della supponente. In TV sono assertiva. Sembro brusca, scorbutica. Lo è anche nella vita? No. In privato vivo una dolcezza e delle emozioni che tengo per me. È il mio mondo, è prezioso. Un tempo si lamentava degli uomini. L'amore l'ha delusa. Storicamente, sì. Perché? La vita non è stata sempre gentile, nelle relazioni spesso le cose non vanno come avresti meritato. La disattenzione nell'investimento si paga cara. Oggi va meglio,
Ho ritrovato fiducia. Il più bel complimento che le ha fatto un uomo. Gli unici che contano sono quelli che rimangono immutati anche dopo 10 anni insieme. Facciamo che le rispondo tra un po'. Riesce a vivere senza ironia? Se così non fosse sarei un piombo. Io somiglio a quello che faccio, ma sono molto altro. E com'è, l'altra Geppi? È quella più indifesa, che ha voglia di essere accompagnata e non solo di accompagnare. Cosa fa quando è triste? Piango. Spesso. Per cosa piange? Per paura, per nostalgia. Gran parte degli amori della mia vita in Sardegna, i distacchi pesano. C'è un rimedio alle lacrime? No, aspetto che passi. E passa. Oggi si definirebbe serena. Mi definirei in buone mani. Ci zisca Stone Ford, la come comfort. Entra a battano in onde comfort, ricorcio morto. Sento un crocisce attorno, se racchiette aerosol. Încă de când Deli era broke și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, sus cu capul, zic. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că...